La conduttrice veneta Eleonora Daniele, al timone di Storie Italiane, non è riuscita a trattenersi. Parlando nuovamente, nella puntata dell'11 febbraio 2022, della storia di Andrea, il ragazzo dai pantaloni rosa, che si tolse la vita 10 anni fa a soli 15 anni perché bullizzato, la 45enne è crollata. Ecco cosa è successo e cosa di preciso ha provocato le lacrime della Daniele. Storie Italiane, Eleonora Daniele di nuovo commossa. Nella puntata di oggi, 11 febbraio 2022, di Storie Italiane, uno dei temi principali è stato l'uso del rosa negli outfit dei cantanti di Sanremo 2022. Molti di loro lo hanno indossato contribuendo a superare vecchi stereotipi. Il programma della Daniele ha parlato di una vera e propria onda rosa contro bulli e omofobia. A questo proposito la conduttrice ha invitato in collegamento Teresa Manes, madre di Andrea, il ragazzo dai pantaloni rosa. Quest'ultimo, purtroppo, si è suicidato dopo continui attacchi da parte di bulli che lo prendevano in giro per il suo modo di vestire, a loro dire troppo femminile. Dopo aver introdotto al pubblico la Manes, Eleonora Daniele ha iniziato a vacillare. Non riesco tanto a parlare, Teresa, ha detto visibilmente commossa e toccata dalla triste storia di Andrea. La 45enne, dopo l'intervento della madre del 15enne scomparso, ha conversato con Ais Nobeu, duo che ha partecipato a Sanremo 2022 con il brano Abbi cura di te. Discutendo del forte significato della canzone, che parla di amore e odio con Aisnob, al secolo Michele Matera, la Daniele ha iniziato a piangere. Scusate ma io mi sono commossa, queste parole sono molto forti, sai? Avete una canzone bellissima, un testo bellissimo e sentendo la storia di Teresa secondo me. Arriva proprio dritta all'anima, ha detto la presentatrice con la voce tremante e gli occhi lucidi. Sanremo 2022, San Giovanni e il commento della Daniele. Probabilmente la conduttrice ha sentito nel cuore la tragedia di Andrea e di molti ragazzi che subiscono ancora oggi vessazioni da parte di coetanei che vomitano odio nei loro confronti. Questo argomento è stato ampiamente affrontato a Sanremo. Marco Mengoni, ad esempio, ha portato all'Ariston un monologo insieme all'attore Filippo Scotti proprio sull'odio sui social. La stessa cosa ha fatto Lorena Cesarini, parlando dei commenti razzisti a lei rivolti. Anche San Giovanni ha dato un forte messaggio dopo una sua esibizione, dicendo ad Amadeus che è importante dosare bene le parole. Sanremo, come ha detto la Daniele, è stata una cassa di risonanza per tutti questi temi. Qualche giorno fa la conduttrice ha già lodato la scelta di San Giovanni, uno dei cantanti in gara a Sanremo, che ha contribuito a sdoganare gli abiti rosa. Guardando questa foto mi sono messa a piangere. Sono passati anni dalla sua morte, ma se lui oggi potesse vedere che il rosa è un colore che stanno indossando tanti ragazzi, che ora sarebbero suoi coetanei, forse non avrebbe più paura, ha detto in quell'occasione la Daniele, commuovendosi ricordando Andrea.
We'll be right back.